Ciao ragazzi da Vittorio. Dopo la brutta prestazione nel derby contro la Roma, la Lazio era chiamata a una reazione e direi che la reazione c'è stata. La Lazio ha travolto la SPAL, è vero, non è Real Madrid, ma la SPAL aveva comunque battuto la Lazio all'andata. Lo scorso anno, vi ricorderete, anche a Ferrara la Lazio aveva perso e quindi era una partita da prendere con le molle. La Lazio è partita benissimo, ha segnato con Ciro Immobile subito, ha raddoppiato con Caicedo, bellissimo gol. E insomma ha vinto con pieno merito 5-1. C'è rammarico per il gol concesso nel finale, un po' troppo facilmente, però una Lazio che molti davano già per morta e invece ha travolto la SPAL. È vero, non è Real Madrid, ma comunque vincere 5-1 è sempre un risultato fantastico, un risultato molto positivo anche per come è arrivato, no? Doppietta di Ciro Immobile che ha giocato un'altra partita strepitosa, il terzo gol, il secondo di Ciro Immobile è qualcosa di incredibile. Bellissimo anche il secondo gol di Caicedo, il quarto della partita, su triangolazione con Ciro Immobile. Veramente i due si trovano benissimo. E mi viene da chiedere se Giroud ha visto la partita della Lazio in televisione e si stia mangiando le mani, perché poteva essere lui al posto di Caicedo. E comunque, Lazio che ha dominato. È strano perché il secondo gol è arrivato forse nel momento migliore della SPAL, che dopo l'1-0 di Ciro Immobile stava spingendo per cercare il pari. Poi il secondo gol della Lazio ha virtualmente chiuso la partita. Bene la Lazio, ma benissimo Lazzari. Io non so quanti chilometri abbia fatto oggi Lazzari. Ha preso un palo, da cui è arrivato il secondo gol, il primo gol di Caicedo. Una partita mostruosa di Lazzari contro la sua ex squadra. Veramente si rivela, si conferma l'acquisto più importante per questa Lazio di quest'estate. Ma va detto che oggi tutta la Lazio ha giocato bene. Anche Bastos è andato vicino al gol. Lulic ha giocato bene, Radu ha giocato bene, Milinkovic-Savic, Luis Alberto che non era al massimo ha fornito un'altra grande prestazione. Che dire di Ciro Immobile? Bisognerebbe clonarlo. Un'altra doppietta, prestazione fantastica. E poi permettetemi di parlare di Bobby Adekanye, entrato in campo nel secondo tempo per dare un po' di fiato a Caicedo che dovrà rigiocare titolare mercoledì contro Verona perché Correa è ancora out. Bene, è entrato, ha trovato il primo gol in Serie A e pensate che Bobby Adekanye ha giocato meno di 45 minuti in Serie A e ha già fatto il suo primo gol. Anche là, grande merito di Lazzari, che è stato servito, bellissimo devo dire, l'idea di Milinkovic-Savic di servire Lazzari dietro alla difesa e poi solo davanti al portiere Lazzari gliel'ha passata dietro a Bobby Adekanye che non ha sbagliato. Ecco, l'olandese secondo me ha delle qualità importanti, una velocità di base non indifferente. Un ottimo controllo di palla, forse sotto porta non è ancora non ha la freddezza di Ciro Immobile, ma è un giocatore giovanissimo, ricordiamo 20 anni, un giocatore che ha tecnica e velocità e quindi può diventare molto molto promettente. Il gol se l'è meritato, anche perché aveva avuto un'occasione prima, parata benissimo da Berisha. Che dire, Adekanye diventerà una pedina importantissima per il proseguo del campionato, per questa Lazio, perché senza Giroud là davanti gli attaccanti sono contati. Lazio che qualcuno dava in grande difficoltà e invece oggi ha giocato benissimo. Ha giocato benissimo e porta il vantaggio a 10 punti dalla Roma che ieri ha perso contro Sassuolo. E quindi la gente diceva che la Roma sarebbe finita sopra, che la Roma era in ripresa e la Lazio in crollo. Beh, direi che le cose al momento stanno messe all'opposto, no? Una grandissima Lazio contro la SPAL e adesso mercoledì c'è un'altra partita assolutamente da vincere per allungare ancora il gap. E nel frattempo la Lazio, in attesa della partita dell'Inter, è seconda in classifica. Piccolo particolare da non dimenticare. Mi raccomando, se sei tifoso della Lazio, iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!